Bentrovati, bentrovati cari amici di Radio Canale Italia e On Air. Io sono Mariella Rotondaro e oggi vi porto con me a conoscere Sergio De Marchi, che è un maestro nonché un campione di arti marziali. Bentrovato Sergio, come stai? Ciao, ciao a te, buongiorno a tutte. Tutto regolare, grazie. Dai, non mi posso lamentare in questo periodo, non mi posso lamentare. Ci siamo un po' conosciuti nel pre-intervista, nel preview, abbiamo un po' parlato, abbiamo posto l'accento, Sergio, su quanto oggi è importante essere estremamente social, estremamente visibile su tutte le piattaforme online. Tu mi hai detto che lo sei abbastanza su Instagram, hai anche un canale YouTube di cui parleremo tra poco e soprattutto adesso sta girando un video di cui poi parleremo. Prima appunto di iniziare la nostra chiacchierata, voglio lanciare degli hashtag che serviranno per la condivisione di questa nostra chiacchierata sui tuoi social network. Quando la condividerai, sarai estremamente visibile su tutte le piattaforme online. Quindi sicuramente hashtag arti marziali, hashtag sport, hashtag combattimento, tutte queste parole che poi vanno a un po' contornare il tuo lavoro. Piuttosto voglio iniziare con la prima domanda, ovvero spieghiamo bene che cos'è l'arte marziale, perché ci sono svariati miti, no? Che sostengono che l'arte marziale sia appunto una persona o persone che vanno là a menare le persone, l'altra gente. Invece dobbiamo scardinare appunto, come dicevamo, questo mito. E allora a te la parola. Ti ringrazio. Sì, una delle uscite classiche quando conosco qualcuno che appunto viene a sapere che pratico arti marziali, sport da combattimento, è: ah, allora bisogna tenerti buono, bisogna esserti amico. È come se il mio primo pensiero alla mattina fosse quello di uscire a menare il prossimo. Non è assolutamente così. Le arti marziali, anzi, sono tutto il contrario. Intanto sono arti che perseguono l'armonia, perseguono il controllo. E il confronto nelle arti marziali è una disciplina vera e propria che alla fine serve più che altro come confronto verso se stessi. È un tentativo di ricerca di un equilibrio interiore che alla fine insegna ed educa anche ad una corretta relazione con il prossimo. Quindi è tutto il contrario di quello che viene, diciamo, percepito solitamente. Proprio rispetto a questa cosa, parliamo di equilibrio, un po' di armonia, quanto in questo periodo soprattutto è importante essere in equilibrio con se stessi, un equilibrio pacifico, pacato tra corpo e mente. Forse l'arte marziale praticandola riesce a darlo, no? Assolutamente sì, è forse una delle attività, adesso lo sport in generale serve a poter canalizzare le proprie energie, avere uno sfogo positivo che porti anche una certa soddisfazione, una certa felicità. Le arti marziali uniscono allo sfogo, diciamo, sportivo vero e proprio anche tutta una componente di meditazione, se vogliamo, di quasi spiritualità, che anche senza essere religiosa, però, ripeto, va verso un'atmosfera di ricerca dell'equilibrio. È un tentativo di andare in pace con se stessi e automaticamente, quando si è in pace con se stessi, si riesce a essere in pace con il resto del mondo. Sì, piuttosto è anche utile, tra virgolette, proprio sempre per quel fattore di scardinare alcuni principi, per le donne, no? Sappiamo benissimo che le donne, purtroppo, noi donne, siamo sottoposte spesso a purtroppo questa violenza domestica, violenza, generalizzata, insomma. Ma così, l'arte marziale è uno sport, un'attività, un qualcosa che permette anche alle donne di difendersi in maniera più forte, più concisa, no? Assolutamente, il termine che si utilizza è uno dei termini più utilizzati nel mondo di oggi, no? Self-confidence, però è proprio questo che si deve cercare, ottenere una certa padronanza di se stessi, avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e potenzialità, porta anche a un atteggiamento in cui si riesce a evitare la prevaricazione. Tra l'altro, ieri abbiamo passato un'altra giornata importante, no? Che era la giornata contro l'omotransfobia, eccetera. L'uomo, Purtroppo sì. ci sono, tutt'oggi, ancora al giorno d'oggi, violenze mascherate anche dentro le mura domestiche verso le donne o verso i figli o verso il diverso. E ripeto, il significato, forse il messaggio più profondo delle arti marziali è proprio, lo ripeto ancora una volta, l'equilibrio, l'armonia.
Quindi accettare se stessi e accettare gli altri anche per come sono. E sicuramente, ripeto, avere coscienza delle proprie capacità ci mette in condizione di poterci esprimere al meglio e anche di non farci mettere i piedi in testa, che è una cosa molto importante, insomma. Io so che tu hai scritto anche un libro uscito proprio è a breve termine la cosa, quindi è uscito nel gennaio 2000, 2021, quindi di che cosa Sì. parla e soprattutto quali sono stati i tuoi motivi ispiratori? Sì, guarda, tra l'altro ne ho anche qui una copia, se posso Come no? buttarla così davanti alla telecamera. Il titolo è Il sapere agonistico. Il titolo è Il sapere agonistico, è un saggio che vuole raccontare le discipline del confronto. Quindi io sono docente in filosofia, tra l'altro il libro, notizia di pochissimi giorni fa, ho partecipato con il libro al Premio Nazionale di Filosofia. E sono arrivato tra i finalisti, quindi c'è Ah. stato anche un riconoscimento, diciamo, accademico, mettiamola così, e che insomma mi inorgoglisce particolarmente. Dicevo, il libro è un tentativo di intreccio tra le varie discipline del confronto, quindi le discipline del confronto fisico, le arti marziali, gli sport da combattimento, e invece le discipline del confronto verbale, il dialogo, la dialettica e insomma. C'è un intreccio di personaggi che da Platone a Bruce Lee cercano di veicolare il messaggio di quale sia il vero fine di ogni tipo di confronto, il fine, diciamo, più buono del confronto. Ovviamente non sto a spoilerarlo È perché lascio la chiaro, risposta a quello che è il mio libro. va letto, sicuramente io Sì, lo di comprerò e lo bello. leggerò. E intanto voglio ricordare gli hashtag Grazie. che sono fondamentali per la condivisione di questa nostra chiacchierata sui social network, ovvero hashtag sport, hashtag arti marziali, hashtag difesa, a questo punto mi viene da dire hashtag combattimento. Piuttosto, Certo. so che ultimamente sei stato chiamato per girare un video, raccontami tu meglio questa bellissima esperienza, un video che oggi è diventato abbastanza virale. Sì, allora, io faccio parte di un'organizzazione che è il World Martial Arts Committee, che è una delle federazioni, insomma, che stanno prendendo più piede nell'ambito delle arti marziali, una piattaforma per arti marziali multiple, tra l'altro, e il presidente mondiale Harald Folladori dall'Austria mi ha scritturato, diciamo, per preparare questo video promozionale per l'intero movimento delle arti marziali, tra l'altro con un focus particolare sui corsi e sugli allenamenti e le competizioni anche nel periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il periodo della crisi da Covid-19. E il video è stato realizzato con un videomaker e fotografo professionista di Milano, Nicola Bernardi, e abbiamo anche avuto la fortuna, oltre che di essere sponsorizzati da un brand internazionale di prodotti per arti marziali che è Kwon, anche di avere le musiche di un rapper italiano che è appena uscito con il suo primo album sul territorio nazionale, che è Maurizio Talamo, in arte Elfo, che è un amico da tanti anni e che appunto ha appena lanciato il suo album e ci ha prestato i diritti per poter utilizzare una delle sue tracce come colonna sonora del video. È un tentativo di lanciare un messaggio di vita, cioè il movimento delle arti marziali anche in questo periodo è vivo, è pulsante e soprattutto è pronto a ripartire a piena carica, diciamo. Io ti ascolterei, Sergio, per un sacco di tempo, ma adesso andiamo alla cosa fondamentale che sono i contatti per approfondire meglio con te direttamente alcune cose. Sicuramente sei su Instagram con la tua pagina, con il tuo profilo, che è @demarchisergio91, tutto scritto in piccolo, Esattamente, e poi hai esattamente. un canale YouTube sotto il nome di Sergio De Marchi. Quindi per Sì. i nostri ascoltatori che volessero vedere e visionare delle cose. Rilasciamo anche un recapito telefonico, come avevamo già detto prima, per Certamente. approfondire sempre di più ogni tua cosa, insomma. Assolutamente. Il recapito telefonico è 347 78 71 727. Ci sono pochi 7, tra l'altro, in questo numero. Altrimenti lascio anche eventualmente il sito web del nostro Sì. gruppo che è WMAC Italia, WMAC Italia.wpsite.
che è il sito appunto dove pubblichiamo, dove abbiamo messo anche il link al video promo internazionale e dove ovviamente ci sono tutti gli aggiornamenti sia sull'attività che svolgo io in prima persona, sia su tutta l'attività federale che tra l'altro proprio in questo periodo sta ripartendo anche magari con competizioni dal vivo. Benissimo, Sergio, io ti ringrazio, sei stato veramente gentile, complimenti e speriamo di poterci rivedere presto per una prossima intervista. Buona giornata. Magari assolutamente, grazie a te per l'occasione e la disponibilità e buona giornata a tutti. E voi, cari amici di Radio Canale Italia e On Air, non andate assolutamente via perché a breve ascolterete nuove interviste e altre storie. Ciao!